Ragazzi, quante volte ho detto in questo canale che il dropshipping dalla Cina è molto molto limitante, un miliardo di volte, e oggi andiamo a vedere perché questo sarà ancora più vero a partire dal 1 luglio 2021, perché profonde regole stanno arrivando per chi fa import da altri paesi come la Cina, e quindi questo va direttamente a colpire a chi sta facendo dropshipping dalla Cina. Quindi non ti perdere questo video perché è molto molto importante. Ragazzi, bentornati o benvenuti, sono Daniele, un e-commerce manager esperto di dropshipping del marketplace, e oggi voglio parlare con voi dei cambiamenti che arriveranno da luglio 2021 e che andranno a colpire tantissime categorie di persone, compreso chi fa dropshipping dalla Cina, anzi specialmente chi fa dropshipping dalla Cina, e che diciamo limiterà il loro business o addirittura lo farà fallire per molte persone. Ma andiamo un attimo per gradi, poi parliamo di tutto. Che cosa succede il 1 luglio 2021? Il 1 luglio 2021 entreranno in vigore delle nuove leggi europee sulla VAT, cioè sull'IVA in italiano. L'IVA, che prima non si paga, ha tantissime regolamentazioni anche comprese dentro l'Europa, ma in questo video voglio un attimo parlare solo della Cina perché è il titolo del video, è quello che ci andiamo a occupare. Come funziona attualmente? Funziona che chi importa zucchini e prodotti vari dalla Cina e li manda al suo cliente non paga nessuna IVA doganale se il prodotto costa meno di 22 euro. E quindi i cinesi giocano su questa cosa e prestivano nella bolla che il prodotto costa meno di 22 euro, e i prodotti entrano. Vari metodi comunque che voi tutti conoscete, o se non conoscete comunque basta andare nei gruppi di dropshipping tramite Shopify e li scopriamo. Ora, cosa cambia? Cambia che questa cosa dei 22 euro viene abolita insieme ad altri cambiamenti. Quindi ora chi importa prodotti dalla Cina dovrà pagare IVA qualsiasi cifra, anche per 5 euro, per 2 euro. Cosa comporta questo? Comporta che quando andiamo a importare i prodotti vengono bloccati dalla dogana fino a quando non si paga l'IVA. Se io mi compro questo mappamondo da AliExpress, tra l'altro notate che non ho più la sfocatura qua, non ho cambiato obiettivo, sono riuscito a sbloccare quello perché ha visto il mio precedente video, sa a cosa mi riferisco. Comunque, se io importo questo prodotto, questo mappamondo, mi chiamerà la dogana o comunque qualcuno e mi dirà: ehi, questo mappamondo ti è costato 20 euro, portaci 4,40 euro di IVA immediatamente, se no il tuo prodotto non te lo diamo, non lo sblocchiamo, e io devo andare a pagare questo 22%. Ora, se è qualcosa per me fa nulla, ma se io sto vendendo a un cliente, quindi mi presento come brand, mi presento come un e-commerce rispettabile, o come comunque dovrei presentarmi, come dovrei essere, questo causa non pochi problemi, perché se io, un cliente, compra da me questo mappamondo e io gli dico già, partiamo dal presupposto, gli dico 20 giorni per la consegna, è già qua, c'è un grosso punto interrogativo, ma mettiamo questi 20 giorni di consegna vadano bene al cliente, dopo che lui attende 20 giorni gli chiama la dogana, gli dice: ehi, guarda il tuo papà, perché aspetta, non è che poi in realtà sono 30 giorni che una volta viene bloccata la dogana, non è che la dogana è lì a aspettare al cliente o aspettare a te per chiamarti. La dogana ha tantissimi pacchi e quindi dovrà aspettare qualcuno lo chiama, quindi passeranno 30-45 giorni e questo cliente si sente dire: ehi, guarda che devi pagare questo altro 22% per prenderti il pacco. Un mese e mezzo che aspetta, poi lo chiamano per pagare questa percentuale di IVA in più. Tu immagina come potrebbe essere soddisfatto il cliente. Mettiamo che poi paga quest'IVA, dovrà attendere un ulteriore almeno settimana prima che questo pacco arriverà a destinazione. Cioè, il video potremmo finirlo qua, ragazzi. Non c'è tanto altro da dire, è ovvio che questa cosa non può funzionare, però approfondiamo un attimo e vediamo come si può risolvere, perché comunque io vi porto anche soluzioni
vi do anche il mio parere. Ora, è ovvio che questo giochino del dropshipping dall'AliExpress o dalla Cina in generale avrà cause molto grosse, cioè questa cosa avrà cause molto grosse su questo business. Quindi chiunque faccia dropshipping dalla Cina, e io vedo nei gruppi tutti i giorni, li vedo che ancora oggi ignorano tutta questa cosa. Dal 1 luglio in poi arriverà tipo una catapulta perché ignorano, perché non si informano. Se sei uno fra quelli, guarda, ti continua a guardare questo video. Tra l'altro iscriviti, metti like, aiutami a crescere, io ti aiuto a crescere il tuo business, facciamo un win-win. Ora, cosa succede? Ora, ci sono diverse opzioni. La prima, smettere di fare dropshipping dalla Cina. E te ne beneficiano tanti rami del tuo business e della tua azienda. Avrai spedizioni più grosse, resi più facili, clienti più felici, clienti che ritornano, un brand più serio, eccetera, eccetera. Vatti a vedere i miei altri video, ne ho parlato tanto su questo. E come puoi smettere di fare dropshipping dalla Cina? Hai due opzioni. Uno, trovi nuovi prodotti o nuovi fornitori locali. È possibile, ci sono tantissimi siti, tantissime aziende che ti offrono uno stock prodotti. È vero, ti costeranno di più, è vero. Avrai meno margine, ma Dio santo. Non è il commercio non è solo una questione di soldi, di prezzo più basso. Se non ci fossero, non ci sarebbero brand come l'Apple, ok? Non esisterebbero i top gamma, ok? Cioè, non è una questione di prezzo, è una questione di posizionamento di mercato. Perché ti devi posizionare nella fascia più bassa quando ti puoi posizionare nella fascia più alta, ok? Questo lo dobbiamo capire. Ora, poi, togliendo questo discorso, avrai forse meno margine, ma avrai persone che tornano, persone più felici, avrai meno problemi con il processo di pagamento, quindi a lungo termine te ne giova. Dall'altro puoi aumentare i tuoi margini in tantissimi modi, cashback, buoni regalo, eccetera, eccetera. Ne ho parlato in modo approfondito su dropshipping chilometrizero.com, faccia dare un'occhiata se ti interessa sviluppare il tuo business. Ma togliendo questo, hai un'altra opzione. Puoi scegliere di comprarti uno stock, se sei una di quelle persone che dice, perché se io poi vado nei gruppi vedo che tutti quanti hanno il prodotto vincente. Cioè, andate nei gruppi dropshipping, che okay? Riconosciamo tutti quali sono, non c'è bisogno di dire i nomi. Se voi andate lì dentro, ogni posto vedete qualcuno che ha il prodotto vincente. Va bene. Allora, se hai il prodotto vincente, comprati uno stock, mettilo in un magazzino, fate un contratto di spedizione e faglielo spedire a loro, ok? Europeo. O meglio, locale dove vendi è ancora meglio. Questa è un'altra opzione che hai. Invece la soluzione, se tu proprio vuoi continuare a fare dropshipping dalla Cina, devi sapere che l'Europa sta introducendo lo OSS, One Stop Shop. Che cos'è lo One Stop Shop? Il One Stop Shop è un processo, un portale, non so bene come definirlo, dove puoi registrare la tua azienda o la tua persona, se sei libero professionista, ed è praticamente un numero europeo, globale per la partita IVA, per l'IVA, per la VAT in Europa. Quindi se tu sei un'azienda che opera fuori Europa o che operi dentro Europa ma con altri stati europei e devi pagare la VAT su quei prodotti, puoi registrarti al One Shop Stop. E avere un solo VAT return, un solo pagamento, non so i termini in italiano, ragazzi, un pagamento dell'IVA al governo unico per tutti gli stati europei. In questo modo, se tu per esempio operi con One Shop Stop e hai un contratto con un agente cinese e lui è d'accordo, potete usare quel numero, l'OS sul pacco. In modo che la dogana vede che l'IVA è stata già applicata a quel costo e il pacco arriverà diritto al cliente. Questo è il metodo forse più facile per continuare a fare dropshipping dalla Cina. Ovviamente, quello che comporta è che devi trovare un ente di spedizione che sia d'accordo su questa cosa. Anche perché credo, no, non sono sicuro che, ovviamente, ragazzi, come ogni novità, poi ci sono cambiamenti e le cose sono.
diciamo molto confuse. Ma credo che dovrebbe registrarsi anche loro al One Stop Shop dalla Cina. Quindi, insomma, dovete trovare qualcuno che riesce a sistemarvi tutta questa situazione tramite questo portale, tramite questa cosa. Questo ovviamente causerà un aumento del prezzo. Okay. Ora andiamo a capire un attimo tutta questa storia. Andrà ad aumentarvi il 22% sul prezzo in automatico, perché se voi dovete, quando voi registrate questo one stop shop, ovviamente l'IVA la dovete pagare. Significa che se voi spedite 100.000 euro di roba alla Cina, in Europa dovete pagare, nel caso dell'Italia, il 22%, 22.000 euro. Quindi quel bellissimo margine che c'era prima della Cina, molto, diciamo molto più ampio, se ne va a farsi benedire. Quindi alla fine ragazzi, non so quanto sia più conveniente fare dropshipping dalla Cina, perché il bello è che non potete nemmeno avere il ritorno, cioè non potete nemmeno detrarre l'IVA che avete pagato, perché non state comprando da un negozio italiano, o non state comprando da un fornitore locale in Europa, quindi l'IVA non ve la torna nessuno, dovete solo applicarla, dovete pagarla e basta. E questo significa che dovete aumentare il 22% ai vostri clienti, ma se aumentate il 22% ai vostri clienti in Europa, i prezzi si allineano con quelli europei e i clienti non vi comprano più alla Cina. Ma se non aumentate quel 22% ai clienti, dovete pagarlo voi e non so quando vi resta di margine. Quindi ragazzi, questo pensatela come volete, ma questo giochino della Cina si è rotto. Ovviamente non sto dicendo che non si può continuare a farlo, si può continuare a farlo, ma devi mettere in conto che guadagnerai molto di meno, avrai margini molto più bassi o comunque prezzi molto meno competitivi. E soprattutto sarà molto più complicato, perché comunque se vuoi fare il one stop shop, in ogni caso hai bisogno di un professionista che ti segue del settore, un commercialista, un tax advisor che ti fa tutta questa situazione, dovrai tenere i conti e dovrai versare questi soldi. Se no, mandi la roba, le tende al cliente, il cliente si paga l'IVA, si paga la VAT, ma no, non funziona, perché un pacco ci sarà 2 mesi ad arrivare. Ragazzi, ora questo per dire che io ho sempre detto che il dropshipping dalla Cina non è un modello sostenibile. È ovvio che comunque sarebbero arrivate regolamentazioni su tutta questa storia, ma è anche ovvio che non è sostenibile ed è anche ovvio che dovete diversificare. Ci sta fare dropshipping dalla Cina, ma non potete basarlo come vostro unico business model, come non potete basare nessun tipo di business come vostro unico business model, perché arrivando ai cambiamenti succede qualcosa, accade che restate fregati. Quindi è sempre meglio diversificare. Se volete avere dei suggerimenti professionali, se volete fare due chiacchiere, avete comunque la vostra opinione, scrivete nei commenti oppure contattatemi, trovate email, contatto Instagram in descrizione. Ricordate di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!